Dopo De Benedetti e D'Amato, al convegno dei giovani industriali arrivano Giorgio Squinzi e Fedele Confalonieri, ma anche i ministri Emma Bonino e Andrea Orlando. E la politica e la legge finanziaria sono il tema dominante della discussione con gli imprenditori, che temono le modifiche che il Parlamento potrebbe apportare alla legge, peggiorandola. Quello che ci auguriamo, che speriamo, è che la legge di stabilità non venga modificata con tanti piccoli provvedimenti di tipo elettorale che sarebbero una catastrofe per il nostro Paese. Quindi secondo lei il Parlamento rischia di peggiorarla la legge di stabilità? Io mi auguro di no, i rischi ci sono sempre, mi auguro di no naturalmente. Più ottimista Fedele Confalonieri, che vede nei giovani industriali una speranza per il Paese. Respiro un'atmosfera molto bella, molto interessante con questi ragazzi. Per cui ha visto per esempio questo ragazzo di 21 anni che ha messo in piedi un'azienda, chi ha il gusto del rischio, chi ha la voglia di provarci, sicuramente ce la farà. Certo, il paese è quello che è, lo Stato è quello che è, però insomma, futuro siete voi giovani. Il presidente di Mediaset non risponde però sull'attualità e sulla sentenza che ha condannato Berlusconi a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Senta, ma la sentenza di Berlusconi è uscita adesso? Questa non la commento. Saluti, arrivederci.